Maserati che portiamo in giro con l'ingegner Schiavon. Prego Domenico, mettiamo in moto questa non brontola come la Ferrari, ma ha un rumore più cupo, il 3002. Piano che qui le turbine spingono e danno calci al collo, per non dire altro. Com'è la guida, Domenico, rispetto a una Ferrari? È più dolce, più confortevole. Diciamo che sono due auto totalmente diverse, una con carattere decisamente sportivo, corsaiolo, una con carattere un po' più dolce, più confortevole, però non bisogna scherzarci tanto, perché come appunto dicevi pochi secondi fa, le turbine spingono e i 360 cavalli si fanno sentire tutti quanti. Comunque nel Gran Turismo di quell'epoca questa è un'auto del 2000, mi pare, no Domenico? Sì, 99. Vabbè, è nata, quindi l'anno di nascita di quest'auto, in quell'anno lì comunque la potenza massima della categoria era di quest'auto concorreva con le BMW serie 8, con le Aston Martin, con le Porsche 997, soprattutto le 996, scusate, soprattutto la 996 era l'auto che comunque concorreva più di tutte con questa. E allora la Maserati fresca del connubio nato proprio in quegli anni con Ferrari fece un modello bellissimo per l'epoca, perché comunque tagliò con il passato, con quelle linee squadrate, dando comunque una linea dolce, bella. E soprattutto rispetto alla Porsche, quest'auto ha i sedili dietro che sono veri, sono comodi e ci viaggiano tranquillamente quattro persone, vero Domenico? Assolutamente, l'importante è che non siano da 1,90 m, perché chiaramente persone sino ad altezze normali di 1,75 m, anche 1,80 m, stanno veramente comode. Quindi io sto comodo. Penso di sì, assolutamente. Questa poi il comfort, parliamo del comfort perché è veramente il massimo che uno possa aspettarsi per un'auto di quegli anni, quindi un climatizzatore eccellente, soprattutto i sedili che sono comodissimi. E poi su quest'auto avevamo le sospensioni attive che irrigidiscono e ammorbidiscono l'assetto da questo tastino qua, che ora non mettiamo perché non dobbiamo assolutamente correre. E poi il comune di Pinzolo dissuade, come dice Domenico, dalla corsa. Bello girare in 3002 GT dentro Campiglio. Qui dove siamo, Domenico? Siamo nell'immediata periferia di Campiglio, a pochi chilometri dal centro, anzi, meglio dire, a poche centinaia di metri dal centro. Quindi non è un paese da auto Campiglio, naturalmente. Arrivateci in Maserati, poi parcheggiatele e godetevi. Cosa possono godersi d'estate o in primavera, perché questo è un comprensorio sciistico conosciuto per la neve, ma si può fare tanto tanto altro, ad esempio Domenico, passeggiate, sport, pesca, biciclette, tennis, bicicletta,
Adesso la bicicletta va di moda, le nuovissime bici elettriche danno soddisfazione a tutti quanti. Oh, siamo allo tessere del sogno. Ah, questo. Questo. Qui ci occupiamo di custodirvi le vostre belle auto, perché comunque abbiamo vari parcheggi. E poi questo è un parcheggio per il corpo e la mente, vero Domenico? Assolutamente sì. Cosa offri per il corpo e la mente all'interno della tua struttura? I normalissimi servizi di wellness, di stanze spaziose, balconi con vista sulle Dolomiti del Brenta e soprattutto possibilità di wellness nel centro benessere con tutte quante saune, bagno turco, piscina, wild pool, massaggi, trattamenti estetici. Confermo, confermo, qui siamo al laghetto di Campiglio e comunque l'hotel Chalet del Sogno offre anche trattamenti per la pancia, naturalmente, perché chiamiamoli estetici, perché fa sempre parte dell'estetica, perché quando viene Giuseppe Caruso qua, quello è lo sport migliore, grandissima colazione, è uno chef di prim'ordine, dai, io lo dico. Domenico dice non dirlo, sennò poi si monta la testa, però è giusto gratificare anche le persone che ci aiutano a lavorare con passione e a sviluppare i nostri servizi, vero Domenico? È vero, è vero. Bene, direi che abbiamo parlato pure abbastanza, vi facciamo vedere gli sfoghi d'aria delle turbine e l'orologio Maserati, che è un classico di tutte le Maserati dagli anni 60 in poi, e anche il fondoscala della macchina, che è bellissimo, con quei numeri un po' particolari, il cielo in Alcantara e dal logo del tridente sullo sterzo Giuseppe Caruso, Domenico Schiavon vi salutano e vi augurano una buona visione. Grazie.